Buongiorno, mi sa che oggi ho lasciato il riscaldamento acceso mentre dormivo e non ho più gli occhi, non mi si staccano più gli occhi l'uno con l'altro. Oggi è una giornata importante, però prima devo fare colazione, prima devo bere il caffè. Mangerei 30 cucchiaini al giorno. Oggi è una giornata importante perché alle 11:30 e poi alle 12 ho le visite di controllo. Oggi è mercoledì 24, sono esattamente 4 settimane che mi sono fatto male. Dopodiché andrò a fare terapia, come sempre a Napoli, e nel pomeriggio leggeranno gli esami e mi diranno com'è la situazione. Speranza è quella che sto cazzo di piede si sia messo a posto e che possa iniziare più o meno a fare qualcosa. Perché se non è a posto devo continuare a fare terapia, avanti e indietro, e il campo lo vedo col binocolo. Forse non vi è chiaro. www.blasterfield.com lunedì a mezzogiorno. Raga, dai, iscrivetevi al canale. So perché non vi iscrivete, perché io lo dico sempre in fondo al video, ma il problema è che voi avete già spento da un po' perché vi siete rotti i coglioni, quindi ve lo dico ora. Iscrivetevi al canale, vi iscrivete, mettete in pausa, tum, e vi iscrivete. Mi preparo, esco e andiamo a vedere se sto piede funziona o se è incriccato forever. No, aspetta. Senti qua, senti qua, senti qua. Aspetta, 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 aspetta. È la rotino. È lui, è lui. Togliamo il fumo della vostra cucina. Via, si va. C'è nessuno. Non so se me lo invento io o se c'è davvero, ma sento ancora un fastidio, un qualcosa sul punto del piede, quindi non lo so. Speriamo, dai. Adesso mi rimetto la maschera perché torno in mezzo alla gente. Dopo un anno siamo ancora a bere la spermuta per strada. Sono arrivato 20 minuti in anticipo, ovviamente. Salve, buonasera. Buongiorno. Buonasera, anche buonasera oggi. Tommaso Marino, basket scafati. Come? Basta così. Radiografia e lastra. Può bastare oggi, no? Prego, com'è il cognome? Marino. Prego, prego. A posto? Sì, un attimino che... Aspetta un attimo fuori, ti porto le... Ok, grazie. Lastra fatta, adesso si va di risonanza. Marino? Vado. Allora, c'è nessuno, esami fatti. Ora incrociamo le dita, speriamo che tutto vada bene. Soprattutto sono in ritardo marcio perché devo andare a fare terapia a Napoli, Napoli-Vomero, e devo esserci alle 3 e sono all'una e mezzo e devo ancora arrivare a casa a piedi e ovviamente non potrò mangiare, dopo vi racconto cosa vado a fare. Spoiler, mi fa cagare. Preparo la borsa, scappo di corsa perché terapia, poi torno, allenamento. Forse ce la faccio a mangiare a Napoli se non trovo traffico. Vado, 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 vado. Allora, in pratica la situazione è questa. Sto andando a Napoli a fare delle sedute di camera iperbarica. 3 settimane, tutti i giorni, per accelerare un po' il recupero. Ora, io non sono un lamentone, mi sono fatto fare di tutto in vita mia, terapie, mi sono fatto infilare aghi nei posti più improbabili, non ho mai rotto il cazzo, ma la camera iperbarica veramente mi dà fastidio, cioè proprio la camera iperbarica la odio. Io entro lì dentro, in questa sommergibile con la mascherina di ossigeno, e penso che morirò. Cioè penso che il dottore sviene e si dimentica di spegnerla, che si dimentica che siamo dentro e se ne va. Penso le cose peggiori, cioè è proprio una roba che mi mette ansia e io non soffro neanche di claustrofobia, cioè risonanze, robe, non ho problemi, ma la camera iperbarica
ogni volta che vado dentro penso che morirò. Vado in modo tale che magari lì fuori all'ospedale spero di trovare qualcosa da mangiare, almeno dovessi morire dentro, cosa quasi sicura, morirò con la pancia piena. Grazie. Ciao. C'era per barica. Non per barica. Buonasera. Buonasera signori. Sera. Contro ogni pronostico sono vivo. La camera dura 80 minuti, mi è venuto un attacco di pipì dopo mezz'ora, stavo per chiacciare l'emergenza, sono in tuffo all'uscita, sono andato al bagno. Non ci credo, dai, non avevo moneta, ho detto non passeranno proprio oggi. Ma va, ma culo dai, multa. No, che coglioni. Che coglioni, la multa oggi non ci stava. Che palle. Sì, tanto lo so che volete vedere solo Angelo voi. Vado al palazzetto d'Angelo. Adesso però mi tiro il cazzo per la multa. Angelo, dove sei? Non ci credo, è sparito. Non ci credo. Quanto tempo non ci vediamo. Incredibile! È due giorni che non ci vedevamo. Il piede va meglio, aspettiamo che risponda il dottore e che ci faccia sapere. Dai, va bene, dai, non va male, non va male, lo sento meglio. Camminare come? Camminare bene. Adesso faccio il passo completo. Faccio il passo completo, quindi va bene, dai. Poi io spero bene. Io penso che un buon 80-90% da recuperare. Dai, speriamo, speriamo. Aspettiamo la risposta, dai. Questo qua devi vedere, qua. È lui. Qua. Farò un grande classico, mentre la squadra si allena, io faccio allenamento da solo. Avion! Angelo, dimmi, io ho finito. Sei Marino, vedi qua. Io ho finito e dobbiamo fare qualcosa io e te o... Allora, io e te dobbiamo fare un po' di... Prima doccia e poi vengo sul lettino. No, anche adesso. Mi tolgo le scarpe, ci sono. L'aspetto, sì. For me, Ragazzi, okay. Sto consegnando le autocertificazioni nuove perché Scafati da domani è di nuovo zona rossa. Evviva! Bello, eh? Questa è una bellissima notizia. Perché non zona nera?
Quindi da domani che si può fare? Posso stare dentro casa e venire dentro lo spogliatoio? Esatto. Per andare a fare quella cazzo di camera iperbarica devo anche devo fare la certificazione. Io mi voglio togliere la vita, è un problema se mi tolgo la vita. No, è troppo forse. Allora, signor Marino, in questo momento sto manipolando il suo alluce, reduce da una brutta frattura. Io penso che il suo alluce sia migliorato in una buonissima percentuale. Ascolta, ma la risposta degli esami quando arriva? Adesso è zona rossa da domani, quindi... rimaniamo in attesa della risposta agli esami. Il vlog deve concludersi con la risposta agli esami. Esattamente, quindi... Oh, Gesù, sova così! Siamo in una slavasi! Dove cazzo? Sempre a vincere! Gli ho detto, fatemi giocare, non mi sono rotto il cazzo. Calma, signor Marino. Fatemi giocare, fatemi giocare. Calma, signor Marino, sennò mi emoziono anch'io. Metti di più. No, basta. Basta. E allora vaffanculo, aspetta, non ce lo tengo poi. Ai. Adesso faccio ghiaccio, poi vado in macchina verso casa e vi dico cosa mi hanno detto. Prima ghiaccio è importante. Ciao, voglio Gè. Capa blu. Ciao Angelo, ci sentiamo appena. Ciao capa blu. Blu. Ciao capa blu. T'ammazzo, sta attento a quello che dici. Ciao capa blu. Ragazzi, giornata finita. Alla fine oggi sono stato 6 ore per ospedali. Sapete quanto mi rompo i coglioni in queste giornate? Veramente sono delle giornate che mi annoiano alla morte. Detto questo, il dottore ha guardato tutti i miei esami e ha detto che c'è un miglioramento del buon 80%. Quindi posso piano piano da lunedì cominciare a fare qualcosina. Purtroppo quando c'è una frattura è un processo che richiede un po' di tempo, perché non è come un muscolo che o come una distorsione che ci può andare a lavorare. Quando c'è un osso che si è rotto ci vuole un po' più di tempo, quindi serve ancora un pochino di pazienza, però i miglioramenti sono buoni. Quindi ragazzi, se non mi siete ancora iscritti, fatelo adesso, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se vi piacciono questi contenuti. Per qualche consiglio, qualunque cosa mi vogliate raccontare, dire, io nei commenti leggo tutto, rispondo a tutto. E adesso vado a casa perché la giornata è finita. Ragazzi, è stato come sempre un piacere. Ciao!